Ciao ragazzi, bentornati su Prophecy Tech by Next Hardware. Nuova configurazione, oggi vediamo come giocare alla grande con un budget di circa 1000 euro. Dico giocare perché lo sapete, i nostri contenuti sono focalizzati molto sul gaming, ma ci mancherebbe altro. Con un PC di questo tipo potete fare tante altre cose. Credo che la build di oggi sia molto interessante perché, va bene, come sempre si può optare per componenti diversi per quanto riguarda il case, l'alimentatore, le RAM, il dissipatore, secondo anche i propri gusti, ma parlando invece di prestazioni, quindi di processore e soprattutto in questo caso di scheda video, è difficile fare di meglio con questi soldi. Prima di entrare però nel vivo del video, come sempre chiediamo di supportarci, di lasciare un bel like se il video vi dovesse piacere, di seguirci anche su Telegram dove continuiamo ad essere attivi con tutte le varie offerte, insomma con buone postando, buone occasioni tutti i giorni, e anche di attivare la campanella e iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti, in modo da non perdervi i prossimi nostri contenuti. Come al solito nella seconda parte, nella parte finale, vedrete un po' di gameplay effettuati con questo PC su 8 giochi, se non ricordo male. Parlando di componenti, mi tolgo subito via quelli un po' più scontati. La cosa sta diventando noiosa, o diventerà noiosa, non lo so, ditemi voi, ma il Ryzen 5 3600, che ci posso fare, mi dispiace per i fan di Intel, si presta molto per configurazioni di questo tipo. È completo, in gaming va molto bene, quindi mi sento di consigliarvi tranquillamente ancora questo processore, ancora nel senso ancora una volta, perché comunque è un Ryzen serie 3000, quindi è stato rilasciato a luglio scorso, ed MSI al momento è l'unico produttore di schede madri che mette a disposizione Mobo con chipset B450 già aggiornate, già pronte per far andare i Ryzen 3000. Quindi anche qui è una scelta un po' obbligata. In questo caso io ho riutilizzato la B450 Tomahawk Max, c'è anche la Gaming Plus, e non ha alcun senso, parlando di un PC di 1000 euro, andare a spendere di più per quanto riguarda la scheda madre. Andremo a togliere dei soldi che fanno da altre parti, su altri componenti che onestamente fanno molto più comodo, impattano decisamente di più sulle prestazioni del PC, uno fra tutti la scheda video. A proposito di GPU, ero molto curioso di provare questa RX 5700 di XFX. Allora, vi dico subito, non sono un fan io delle schede video XFX, anche le Polaris mi hanno sempre un po', insomma, lasciato a desiderare. Sono quelle che costano meno il più delle volte su Amazon, è vero, ma sono anche tra le peggiori in quanto a sistema di dissipazione. La sorella maggiore di questa scheda, ovvero la RX 5700 XT, la THICK 2 Ultra, è stata molto criticata da tanti, è considerata una delle peggiori custom tra le 5700 XT. Per quanto riguarda il sistema di dissipazione, anche in questo caso sicuramente non è la migliore custom. Questa è una 5700, quindi di base già è meno impegnativa per quanto concerne le temperature, e condivide poi con la sorella maggiore lo stesso dissipatore, ma ha una particolarità che ha fatto sì che io la provassi, perché ho detto cavolo, la voglio provare, ovvero che costa molto molto, insomma costa sensibilmente meno delle altre, nel senso che finisce a costare come una reference. Vi dico subito che dai test che ho fatto io non ho tanto da riproverare a questa scheda video. È vero che al momento ci sono, quando ho fatto i test, insomma 20 gradi di distanza, ci stiamo riavvicinando all'inverno, quindi la temperatura ambiente aiuta, ma le temperature mi sono sembrate assolutamente ok, cioè sono assolutamente ok, quindi è una scheda che va bene, c'è poco da dirla, se non che va molto forte per quello che costa, perché con 350 euro non compriamo niente di simile che ci dà, che ci restituisce le stesse prestazioni. Ha davvero un rapporto prestazioni prezzo elevato, invidiabilissimo. Per chi non sapesse niente di schede video, per chi fosse rimasto un po' indietro, l'RX 5700 offre prestazioni del tutto simili, paragonabilissime, cioè siamo proprio lì con quelle di un RTX 2060 Super, mediamente, sottolineo sempre questa parola perché poi ci sarà il gioco dove c'è una differenza tangibile e il gioco dove vanno uguali, addirittura il gioco anche dove va meglio la 5700 rispetto alla 2060 Super. Comunque, se proprio vogliamo fare una media, la 2060 Super ha un lieve vantaggio a suo favore, sempre mediamente. Solo che il fatto è che costa parecchio di più, soprattutto se andiamo a confrontare il prezzo medio di una RTX 2060 Super con questa
RX 5700. Ci sono altri discorsi che poi si possono fare. Il ray tracing per me al momento lascia il tempo che trova, non perché non sia una tecnologia interessante, ma soprattutto se guardiamo ad una scheda video come la 2060 Super, che ha è un'ottima scheda, ci mancherebbe altro, ma ha 4 modelli se escludiamo la 2070 sopra di lei, quindi di certo non è una top di gamma, una fascia altissima. Parlare di ray tracing, parentesi ray tracing a parte, invece una cosa che ripeto sempre ed è importante riguarda lo streaming. Se voi volete fare streaming, specie con un PC da 1000 euro, è vero che potete sfruttare Ryzen 5, ma comunque non è un 3900X per intenderci. Sicuramente l'encoder di Nvidia è una bellissima cosa e io non ci rinuncerei, vi dico la verità. Soprattutto perché se voi volete giocare e fare streaming con un PC di questo tipo, è molto probabile che vogliate farlo su titoli come Apex Legends, Fortnite, Rainbow Six Siege, PUBG, tutti i giochi dove le schede video Nvidia si comportano molto bene e spesso meglio della controparte AMD. Comunque sia, l'RX 5700 è una scheda video che, così come la 2060 Super, vi permette di giocare in QHD, in 1440p e si mangia letteralmente invece il Full HD, quindi potete decidere se sfruttarla con una o l'altra risoluzione. Quello che cambia però ovviamente è la prospettiva, la longevità. Se voi vi accontentate di un monitor 24 pollici, 1080p, ovviamente ci mancherebbe 144Hz e sarebbe un crimine prendere un 60Hz. In questo caso con questa build avete in mano un PC che vi dura un bel po', ecco. Soprattutto se voi volete un PC che vi duri il più possibile, questo è un signor PC per giocare in Full HD. Un altro componente che ero molto curioso di provare, scheda video a parte, era questo case, ovvero il Metallic Gear Neo Air. Perché ero curioso? Perché effettivamente di case, stando quantomeno ai prezzi Amazon, sotto ai 60 euro con una buona qualità costruttiva ce ne sono davvero pochi. Si fa sempre, è difficile sempre, anche io quando faccio le configurazioni, andare a scegliere qualcosa di valido che magari ci fa anche risparmiare qualche soldo da investire altrove. Ho detto 60 euro perché effettivamente più di una volta l'abbiamo postato sul canale Telegram a 55-56, quindi magari non guardate il prezzo di adesso perché oscilla tra i 65 e i 55 euro, però come detto spesso scende effettivamente sotto i 60 euro e diventa molto interessante, motivo per cui ho detto beh, prendiamolo e vediamo un attimo com'è. Metallic Gear, tanti di voi sono sicuro che non la conoscono come azienda, credo di averlo già detto in un altro video, da quello che ho capito io è un secondo brand di Fantex, infatti si vede a colpo d'occhio che questo case riprende qualcosa del Fantex P300, nello specifico come è posizionato il cestello degli hard disk. Infatti per accedere alle slitte per i dispositivi da 3 pollici e mezzo dovete togliere il pannello frontale e non quello laterale come avviene nel restante 99% dei casi. Davanti è provvisto di mesh, quindi c'è questa maglia che non è in plastica ma è in materiale alluminio, metallo comunque, quindi è una cosa piacevolissima da avere in un case budget di questo tipo. E dal punto di vista dell'airflow è un case che va bene, per quanto riguarda le prestazioni si comporta bene perché a livello di immissione grossi problemi con questo mesh non ne ha. Detto ciò, ci sono un paio di cose che mi hanno lasciato perplesso. La prima è un po' avaro per quanto riguarda i fori per far passare i cavi. Non ci sono problemi per l'8 pin della CPU, ma c'è solo un altro foro al centro, al di sopra della board. E altra cosa, frontalmente è provvisto di due ventole RGB, come avrete già notato, non addressable ma semplicemente RGB. C'è il solito pulsantino per cambiare gli effetti direttamente dal pannello frontale del case, o alternativamente dovreste poter collegare le ventole alla scheda madre e gestire l'illuminazione tramite il software di quest'ultima, in questo caso Mystic Light. Il punto è che manca, quantomeno nella confezione che ho io tra le mani, questo benedetto cavetto per collegare le ventole alla scheda madre. Ed è una cosa scomoda e oltretutto ho dovuto acquistarlo per fare questo video e l'ho pagato 10 euro sempre su Amazon, che è veramente tanto per un cavo del genere, soprattutto se rapportato al prezzo del case. Per quanto riguarda il resto, cable management nulla da dire, c'è spazio a sufficienza, ci sono anche queste fascette in velcro che è sempre piacevole ritrovare in un case che costa poco. In top non ci ho provato, ma non dovreste avere grossi impedimenti ad installare un radiatore da 240
40 mm, prendete con le pinze quello che vi ho detto, ma ad occhio mi sembra che ci va. E poi altra cosa, manca comunque la ventola sul retro. Questo lo sapevo già quando l'ho preso per provarlo, non che sia anche qui una cosa irrimediabile, potete acquistarne una anche in un RGB spendendo 5, 6, 7, 8 euro. Quello che è, però, è sempre qualcosa che manca e alla quale, secondo me, uno dovrebbe rimediare. Io la consiglio sempre, la ventola sul retro in estrazione. RAM ed SSD sono di casa Kingston. Entrambi sono stati rilasciati da poco sul mercato. Le RAM sono le nuove HyperX Fury RGB. Si tratta di un kit da 16 GB, 2x8 GB, con frequenza di 3200 MHz. Mi piacciono queste RAM, non ho avuto alcun problema con il software, con Mystic Light, nella gestione dell'illuminazione, e l'SSD è un NVMe da 1 TB, è la 2000, si chiama così, a 2000, ripeto, di Kingston. Qui poi potete sempre decidere, c'è chi magari ha l'esigenza di avere due dispositivi, gli fa comodo avere due dispositivi d'archiviazione separati, potete con la stessa cifra prendere un SSD anche NVMe meno capiente e poi a parte un hard disk, o prendere o optare per un unico dispositivo veloce, come in questo caso. Quindi poi vedete sempre un po' voi in base alle vostre esigenze. Per quanto riguarda l'alimentatore, se vogliamo rientrare entro i 1000 euro con il resto dei componenti che ho scelto, bisogna andare su qualcosa sì di valido, ma comunque sia che non costi troppo. Al momento stanno ad un ottimo prezzo i Corsair CX, quindi secondo me sono un po', è un ottimo esempio, ecco, per una build di questo tipo. Poi ci sono tante altre alternative se volete investire di più, prendendo un alimentatore con una piattaforma migliore, con più anni di garanzia. Vi lascio come sempre un po' di alternative in descrizione. E stessa cosa per quanto riguarda il dissipatore del processore. Io ho optato per questo Deepcool Gammax GT. Carino, costa poco, ma ci sono altre soluzioni, sempre, che troverete giù nelle info box. Comunque ragazzi, ho parlato anche troppo, adesso vi lascio ai gameplay registrati questa volta in 1080p, trovate in descrizione anche dei monitor consigliati, e mi raccomando, lasciate un bel commento perché mi fa sempre molto piacere leggerli, interagire con voi, lo sapete, mi fate contento. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Come on.